irriverente, cose di questo e qualche altro mondo, è il sequel letterario, quindi il secondo capitolo di No Maria Ioesco, che è una trilogia letteraria essenzialmente basata su quello che è la TV, i suoi programmi, i suoi personaggi, ma anche sulle mode e le manie di quello che a me piace definire sconclusionato secolo. Naturalmente l'amore è molto importante nella mia vita, ma spero che un po' si torni, no, a parlare d'amore e perché no a farlo amore. Questo è l'augurio che faccio a tutti, specialmente alle persone che magari sono prive d'amore o che non vivono l'amore. Uno dei miei ultimi libri, L'amore dietro ogni cosa, che ha poi ricevuto un riconoscimento presso la Fondazione Elsa Morante l'anno scorso, è proprio un invito a questo. Tina per me non è solo un'amica e una collaboratrice, ma è una vera e propria compagna di vita. Noi ci conosciamo da circa 16 anni abbondanti. Io ero un bambino in fasce, no, no, però sì, ci conosciamo da circa 16 anni e ci siamo conosciuti per caso, l'ha voluto un po' il destino. Io frequentavo il Cinecittà Campus, lì a Cinecittà, dove prima si registrava proprio Uomini e Donne, il programma che la vede protagonista ancora oggi. E così ci siamo incontrati e da lì non ci siamo più divisi. No Maria Ioesco, che è il primo capitolo della trilogia, di cui poi l'irriverente è il sequel letterario, è stato scritto più che altro per tutto nasce per una richiesta all'inizio del pubblico, no? Si voleva fortemente, i fan di Tina volevano fortemente un libro su Tina. Infatti noi avevamo pensato all'inizio a Burning Vamp, che è un libro che però è rimasto solo ed esclusivamente, insomma, nel cassetto dei nostri pensieri, perché non è in realtà mai uscito. Al posto di Burning Vamp è uscito poi No Maria Ioesco e da qui tutto il resto. Non è un'esigenza la mia di voler raccontare Tina, più che altro è un'esigenza del pubblico che ama Tina, la segue. Tina ha un seguito gigantesco perché sono anni che occupa, insomma, all'interno di Uomini e Donne ed è entrata a far parte un po' di quelle che sono le famiglie, no? In Italia, italiane. E quindi ecco, questo progetto nasce per questo, perché c'era una richiesta da un certo punto di vista. Dall'altro punto di vista, perché Tina mi ha sempre detto: se qualcuno deve scrivere un libro su di me, voglio che sia tu a farlo. Pechino Express, beh, per me è stata una grande sorpresa intanto, perché non pensavo di prendervi parte. Quando mi è stato proposto all'inizio, un po' per paura, un po' per la mia timidezza, avevo detto di no, ma poi sotto ricatto di Tina ho deciso di accompagnarla all'interno di questa avventura che poi è stata una delle più belle e importanti della mia vita. E lo ricordo veramente con tanto amore, perché è un programma che, insomma, ti aiuta un po' a riconoscere te stesso e comunque ti porta a scoprire, no, tante cose anche del mondo, perché è un programma di buon intrattenimento che magari non conoscevi e che grazie poi a Pechino Express io ho avuto modo, insomma, di approfondire, no, anche proprio a livello geografico, storico. Abbiamo visto le piramidi Maya, abbiamo assaporato cultura e usi e costumi, insomma, di queste terre lontane. È stato veramente molto bello. Pechino, nella quinta edizione, siamo stati gli spostati, un po' perché richiamavamo Arthur Miller e Marilyn Monroe, e Gli Spostati è stata proprio l'ultima pellicola che Marilyn ha girato poi per Arthur Miller. E io e Tina come coppia, un po' uno scrittore e una vamp, quindi calzavamo a pennello, anche un po' perché siamo spostati mentalmente, quindi ecco, non c'è nome più appropriato. Quello che più amo di Tina è la sua veridicità. Tina è una donna vera, purtroppo è vera in tutte le sue sfaccettature, sia negative che positive. È un po' impaziente e capricciosa, ma io la amo per com'è.